Ciao a tutti, sono Kuro Lili e benvenuti in un nuovo episodio di Pokémon Zaffiro. Come potete vedere oggi sono al buio perché è una giornata incredibilmente bella. C'è un sole che spacca le pietre, siamo solo felici di questo. Però vabbè, registreremo un pochino al buio oggi. Guardate questo pavimento. No vabbè, mi sono innamorata di questo pavimento, quanto è bello. Con tutti i fossili Pokémon. Bellissimo. Questo è Brandon. Lilian, come va con il Pokédex? Io sto andando alla grande. Sono andato nel Bosco Petalo per catturare dei Pokémon, ma ora ho finito le Pokéball. A proposito, nel Bosco Petalo ho incontrato il signor Marino. Stava tornando al suo cottage sulla spiaggia nel percorso 104. Forse non lo conosci perché ti sei trasferita qui da poco. Ai suoi tempi il signor Marino era un marinaio rispettato da tutti. E infatti noi dobbiamo andare proprio dal signor Marino, ci deve dare un passaggio. Andiamo al market a prendere un po' di Pokéball, che anch'io le avevo quasi finite e mi ero ancora dimenticata di comprarle. Adesso le prendo. Anche le Mega Ball! Beh, allora facciamo che prendo una decina di... finisco tutti i soldi però. Facciamo 7 Mega Ball. Ok. E poi le altre tutte Pokéball. Vai, 12. Va benissimo. E poi del resto non ci serve niente. Allora, il signor Marino si trovava al percorso 104. Noi siamo al percorso 104. Aveva detto di aver la casa qui. Quindi dovrebbe trovarsi qui da qualche parte. No, guardate che bello che si vede il riflesso del personaggino sull'acqua. Non ci avevo mica fatto caso. Carino. Allora, tecnicamente la casa del signor Marino dovrebbe essere qui sulla spiaggia. Credo. Non è che... Eh sì, questo mi sa che è il cottage. Sì, sì, sì. È proprio lui. Dov'è che corre questo? È impazzito. Ehi, aspetta! Un attimo, Pico! Ah, ma tu sei Lilian! Hai salvato il mio amatissimo Pico! Siamo in debito con te. Come? Vorresti imbarcarti con noi? Hai una lettera da portare a Bluruvia? La tua richiesta è senz'altro fattibile. Hai trovato l'uomo giusto. Allora, salpiamo per Bluruvia. Va bene, andiamo a Bluruvia. Bluruvia, arriviamo! Sulle ancore, mio caro Pico, si parte! Oh, verso Bluruvia. Il vento tra i capelli. Che bellino il suo Pico che ci segue. Sono strabelle le musiche di Zaffiro, molto più belle di quelle di Sole, mi piacciono tantissimo. Eccoci sbarcati a Bluruvia. Se non sbaglio, hai una lettera da consegnare. Se non sai dove andare, ti consiglio di fare un salto alla palestra. Il capo palestra sa tutto della sua città. Va bene. Allora, intanto vediamo questa Bluruvia. Ma è tutta sulla spiaggia? Oh, cos'era quello? Era un Pokémon? No, è una persona che nuota. Va bene, allora andiamo avanti. Qui secondo me ci sono un sacco di sfide da fare. Ecco la palestra di Bluruvia. Posso parlare col tipo? Ehi, cosa mi racconti, Lilian, futura campionessa? Il capopalestra di Bluruvia, Rudy, allena Pokémon di tipo lotta. Se lotti contro di lui con Pokémon di tipo normale, sei nei guai. Forza, allora, dacci dentro. Ma, sinceramente... Boh, dobbiamo già partire? Non so se i miei Pokémon sono così tanto allenati. Allora, se dobbiamo affrontare Pokémon di tipo lotta, direi che il Tylow deve essere il primo. Così possiamo utilizzare un Pokémon di tipo volante. Anche se sinceramente non so se siamo già forti abbastanza per poterli affrontare, eh? Proviamo. Angiolina, Combat Girl. Ok, noi iniziamo subito con delle mosse di tipo volante. Spero di averne. Più che altro perché non è che l'ho usato molto. Sì, ho beccata e attacco d'ala. Allora io direi di andare di attacco d'ala. Vai. Usa pure resistenza. Ed è, beh, direi che gli facciamo un bel danno, eh. Vai, beccata. Individua. Si è protetto. Allora, continuiamo di attacco d'ala.
Vabbè, ho capito. Non è che può usarlo tutte le volte di fila. Può? Riproviamo ancora. Così non mi freghi. No, comunque sono livello 13, va bene. Sono del mio stesso livello, quindi... Avevo paura di essere troppo bassa, ma va benissimo. Anzi, livello 15. Angiolina. Cosa fa? Mi fa tornare indietro? Ah, devo passare di qua. Ah, però aspetta, non ho neanche guardato. Allora, fico, è bellissimo. Quindi dobbiamo guardare, memorizzare. Ecco, sono a posto, non memorizzerò mai. E facciamo il giro, va bene. Qua, poi su, poi... no, forse era un po' più giù. Ecco, di qua. Perfetto. Chi è più forte vince sempre. Fatti sotto. Vedremo. Hideki? Mi manda Machop. Vabbè, sono con il mio fortissimo Tailo. Non vedo l'ora di vederlo evoluto. Allora, andiamo di beccata a sto giro. Direi che con attacco d'ala facciamo più danno. Beh, sì, il power della skill è più alto. Vai, attacco d'ala. Decisamente meglio. Allora, va bene, ci sono. Su, destra, sinistra, no. Dov'era? La sinistra qua. Ecco, perfetto. Sfidiamo lei. Non c'è bisogno di scomodare Rudy. Ti anniento io. Hai capito? Molto confident la tipina. Matilda. Questa ne ha due di Pokémon. Vabbè, noi continuiamo con il nostro attacco d'ala. Dai, Tailo, ti stai comportando benissimo. Bam. Dobbiamo cercare sempre di attaccare per primi, sennò siamo nella cazzo. Machop? No, non cambio Pokémon assolutamente. Si sta comportando veramente benissimo. Sono fiera di te, piccolo Tailo. Vai, altro attacco d'ala. Ok. Cerchiamo di fargli un beccata il più velocemente possibile. Vai. Ok, è il Machop a casa. Vediamo un po' qui. Boh, da che parte? Ma penso di qua. Eh sì. Perché di là c'era il Tapirulan che poi ci rimanda indietro. Oddio. Ok, sì, su, poi qui a sinistra. A destra. Ok, siamo arrivati. Salve. Sono Rudy, il capopalestra di Bluruvia. Ho sfidato l'impeto delle onde di questo mare per diventare più forte. Mi sono fatto le ossa in una grotta fuori città e mi sono allenato con costanza in questa palestra. Hai intenzione di sfidarmi? Fammi vedere cosa sai fare. Vedremo, Rudy. Chi sarà il più forte? Mamma mia, sono bellissime le intro. Belle, belle, belle. Machop. Ok, parte anche lui con Machop. Ah, ha solamente due Pokémon. Vabbè, noi continuiamo con il nostro attacco d'ala, che finora non ci ha ancora tradito. Mamma mia, grandissimo, brutto colpo. Ottimo. Meno male che avevo inserito un Pokémon volante. E no, continua, continua, sempre lui, anche perché gli altri non li posso mettere. In realtà, no, 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 non ne ho nessuno, non ho nessun Pokémon folletto, cioè, sì, però non ho nessuna mossa di tipo folletto in questo momento, quindi tocca andare avanti con lui. Vabbè, l'ha shottato praticamente, Tailo, sei fortissimo. Però, non credevo che fossi così in gamba. Molto bene, prendi questa medaglia, te la sei meritata. Aveva detto che dovevamo solo andare a parlare col capo palestra, però l'abbiamo anche sconfitto. Meglio così. Con la medaglia pugno ti obbediranno tutti i Pokémon fino a livello 30, compresi quelli ottenuti tramite scambio. Ah, tieni anche questa, sono sicuro che la sfrutterai a dovere. Con questa anche i tuoi Pokémon metteranno su un po' di muscoli. Gran fisico. Per il momento non ho nessun Pokémon di tipo lotta.
Gran fisico aumenta temporaneamente la forza muscolare di un Pokémon. In pratica, le statistiche dell'attacco e della difesa aumenteranno notevolmente. Prevedo che un giorno il tuo talento diventerà un'onda gigante che causerà una bufera di sbigottimento tra gli allenatori. Aspetterò con impazienza il giorno in cui potrò misurarmi con la tua forza al massimo della sua intensità. A proposito, sei stata nella grotta pietrosa che si trova a nord della città? È un luogo affascinante, pieno di pietre rare e pitture rupestri risalenti a migliaia di anni fa. Quando l'ho detto a Rocco, un mio amico, ci si è precipitato senza neanche lasciarmi finire di parlare. Ok, quindi andiamo anche noi. Posso... Ah beh sì, adesso posso andare avanti tranquillamente. Eccoci alla grotta. Grotta pietrosa. Ecco, subito. Vabbè, speriamo che sia qualcosa che ci manca. Assolutamente sì! Questo però lo devo catturare subito. Non posso neanche indebolirlo. Allora, partiamo subito di Mega Ball. Vai. Cavoli, me lo metto subito in Partilabra. Adesso fuggirà. Bye bye. Mannaggia. Purtroppo non ho paralisi, non ho niente, quindi non potevo fare molto. Potevo solo provare a catturarlo, però è andata male. Ah, qua non posso salire, posso solo scendere. Ehi tu, più avanti è buio pesto, non ti sarà facile proseguire. Beh, noi montanari offriamo sempre il nostro aiuto a chi può averne bisogno. Prendi questa, ti sarà utile. Grazie. Ok, quindi devo insegnarla a qualcuno. Insegna la mossa nascosta Flash a un Pokémon. Flash illumina anche gli angoli più oscuri delle grotte. Ok, allora, vediamo chi può impararla. Flash, dov'è? Eccola qua. Allora, io direi di insegnarla a Skitty. Ok, ora abbiamo il nostro Skittino con Flash. E addentriamoci. E chi è quello? Pitture rupestri, come diceva. Ma è il suo amico? È l'amico del capo palestra Rudy? Che bello che è. Quindi era questa la forza dei Pokémon millenari a cui assisterono i nostri antenati. Che potenza spaventosa. Il loro aspetto comunque mostra qualcosa di diverso rispetto a quello dei Pokémon mega evoluti. Sono necessarie ricerche più approfondite. E tu chi sei? Oh, ho capito, ti chiami Lilian. Da cosa l'ha capito? Ho la faccia da Lilian? Oh, scusa, non mi sono presentato. Mi chiamo Rocco. Viaggio in cerca di pietre rare. Sono la mia grande passione. Oh, una lettera per me? Grazie. Hai fatto tanto per consegnarmi questa lettera. Come posso sdebitarmi? Vediamo. Ti darò questa MT. Contiene la mia mossa preferita, all'acciaio. Ottimo. So già chi insegnarla. Ascolta, forse guardando queste pitture tu riesci a percepire qualcosa anche tu. Migliaia di anni fa, in un mondo ancora primordiale, ciao Lily, è arrivata la Lily, un Pokémon leggendario in possesso di un potere immenso era divenuto una terribile minaccia per il genere umano. Ah sì, anch'io mi ricordo Lily, te la ricordi la terribile minaccia per il genere umano? Basta guardare questa rappresentazione per capire quanto fosse spaventoso il suo potere. Beh, comunque, percepisco chiaramente la forza della tua squadra. Non hai niente da temere. Continuate ad allenarvi così e un giorno potrete persino conquistare la Lega Pokémon. Scusa, ma si è fatto tardi. Devo andare. Anche tu devi andare, Lily. Si è fatto tardi? È una pittura rupestre che ritrae un'enorme creatura furiosa, rassomigliante a un Pokémon. Su entrambe le pinne della creatura è raffigurato un simbolo simile alla lettera alfa. Un simbolo. Oh, vedo che sei riuscito a consegnare la lettera senza problemi. Ah, ho ricevuto una richiesta dal signor Petri. Vorrebbe che portassi la merce Devon che hai recuperato a un certo capitano Remo che si trova al cantiere di Selcepoli. Tutti a bordo, si parte! Va bene, andiamo al porto di Selcepoli. Oggi si viaggia. Hai detto porto Selcepoli? Sulle ancore, mio caro Pico, partiamo.
Vabbè. Il nostro soggiorno a Bluruvia è durato veramente poco. Vai, nonnino. Anzi, signor Marino. Verso Selcepoli. Eccoci sbarcati a Porto Selcepoli. Immagino che farai visita al capitano Remo per consegnargli la merce Devon. Sì, vado subito. Sarà questa la capannina del capitano? Il suo cabinotto? Probabilmente. Vediamo, eh? No, mi sa che è un ristorante. Sono il proprietario della casa sul mare. Tutti mi chiamano signor Salsedine. Non c'è spettacolo che mi diverta quanto le ardenti lotte di Pokémon. Fammi vedere quanto arde il tuo cuore. Se batterai tutti gli allenatori qui presenti, premierò i tuoi sforzi. Ok, quindi non è lui il capitano. Porto Selcepoli. Sarà di qua il capitano? Che sia lui? Se questa cosa va qui e quella va là, allora questo dove va? E quell'aggeggio lì? Ah, non ne vengo a capo. E tu chi sei? Ciao, sono Timon. Timon. Mi viene in mente Pumba. Il capitano Remo mi ha incaricato di progettare un traghetto. Oh, che cos'è? È la merce Devon? Fammi pensare. Il capitano non c'è, forse è andato di nuovo al museo oceanografico. Ti va di cercarlo e consegnargli direttamente la merce? Ma sì, non preoccuparti, tanto ormai sono diventata al postino qua. Consegna questo a Tizio, porta la merce a Timon. Allora, dove sarà questo museo oceanografico? Oh, museo oceanografico, ce l'abbiamo fatta. Ehi, l'ingresso è da questa parte. Benvenuta al museo oceanografico. L'ingresso costa 50 soldi. Vuoi entrare? Buon divertimento. Grazie, io sto cercando il capitano. Ehi, ma questi sono tutti del team Hydro. Sì, sono decisamente tutti del team Hydro. E dov'è il capitano? Sarà lui? Sì? Se stai cercando il capitano Remo, sono io in persona. Ah, devono essere i pezzi che ho ordinato al signor Petri della Devon. Perfetto, grazie. Adesso possiamo prepararci per la spedizione. Eccoli. Ehi, ehi, aspetta. Quella valigetta è nostra. Come? E voi chi siete? Siamo il team Hydro. Il capo vuole quei pezzi, dammeli senza tante storie. Va bene. Sfidatemi pure. Carvagna? Carvagna. Allora, colpo di fango. Bam. Ah, battuto da una bambina. Oh, che disastro, il capo andrà su tutte le furie. Largo, incapace che non sei altro, ci penso io. Nel team Hydro solo 26 reclute sono più forti di me. Solo 26? Sono tutte reclute, tanto. Zubat. Ok, ho la risposta anche a questo Zubat. Vai, Marsh, direi che è un bel rocciotomba. E il nostro Zubat ci dice ciao ciao. Mi manda un Carvagna, continuiamo a lottare. E lui invece si becca un bel colpo di fango. Molto versatile il Marsh, mi piace. Come ho fatto a perdere? Eppure sono il temibile numero 27. Se torniamo a mani vuote ne sentiremo delle belle. Ah, oh, non pensavo che i nostri piani sarebbero andati all'aria per colpa di una bambina. E questo chi è? What? Perbacco. Sono venuto di persona per capire come può essere tanto complicato rubare una valigetta. Ma vedo solo una ciurma di pappa molle che non sa nemmeno tener testa a una mocciosa. Ehi tu, sei una ragazzina ma non ti lasci intimidire. E pensare che sei solo un'allenatrice alle prime armi.
Io sono Ivan, il capo del team Idro, di cui vedi qui alcuni degli esempi meno brillanti. Esemplari meno brillanti. Non lo sai? I Pokémon, le persone e tutte le forme di vita vengono dal mare. Già, il mare ha un valore inestimabile per tutte le creature viventi. Tuttavia, gli esseri umani lo stanno inquinando e danneggiando per il loro mero tornaconto. Pian piano, questo tesoro così prezioso sarà rovinato per sempre. Se fossimo solo noi esseri umani a rimetterci, pazienza, sarebbe giusto così. Ma che ne sarà dei Pokémon marini? Se il mare diventa inabitabile, non avranno più un posto dove vivere. Non potranno più moltiplicarsi tranquillamente, soffriranno senza avere nessuna colpa. Non posso sopportare che accada una cosa simile. Perciò ho preso una decisione. L'insensatezza degli esseri umani, il mare in pericolo, la natura. Riporterò tutto allo stato originario. Adesso basta, ho parlato anche troppo per i miei gusti. Ehi, mocciosa, per oggi finisce qui, ma se ci metterai di nuovo i bastoni tra le ruote, non lascerò correre. Tienilo bene a mente, capito? Andiamocene sfaticati. Beh, comunque i suoi principi non sono sbagliati. Cioè, io condivido. Adesso mi vado nel team Idro anch'io. Dunque, come hai detto che ti chiami? Ah sì, Lillian. Una situazione davvero tesa. Meno male che c'eri tu. Già, quasi dimenticavo di ringraziarti per avermi portato i pezzi che ho ordinato alla Devon. Ecco a te. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo partire al più presto alla scoperta dei fondali marini. Grazie ancora. Scusa, ora devo scappare. Alla scoperta dei fondali marini? Oh, ma io non vedo l'ora. Però ragazzi, lo faremo nella prossima puntata. Spero tantissimo che questa vi sia piaciuta. Vi ringrazio come sempre per aver guardato e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!